Buonasera a tutti i nostri web ascoltatori. Qui in linea Marco Marchese che ritorna su Liberi.tv. Io per la chat o sono Marco Marchese oppure sono incostante, e da buon incostante, cioè non ci sono con una certa regolarità, però ci sono delle giornate in cui impero poi dopo su Liberi.tv perché mi avrete per i prossimi 30 minuti, ma a condurre semplicemente Vincenzo Vita, poi mi avrete un'altra trasmissione per un'ora fra le 22 e le 23 con il Libero Pub. Buonasera Vincenzo Vita, benvenuto. Buonasera. Direttore di Società Libera, incominciamo a dare i primi riferimenti. Vabbè, Società Libera ormai è di casa su Liberi.tv perché è una trasmissione che facciamo già da diversi mesi, più o meno ogni 15 giorni. Però stasera abbiamo una grande novità: abbiamo un annuncio da fare a Liberi.tv e all'intero universo, trattandosi la nostra web TV di qualche cosa che vive su internet, per cui potenzialmente accessibile a tutto il mondo. Vincenzo Olita, oltre ad essere i riferimenti, dicevo, allora www.societalibera.org per quanto riguarda questa associazione, che ormai è partner, si può dire, di Liberi.tv, con Vincenzo. Appunto, che ci parla delle cose di Società Libera, ma poi anche di tanto altro. Stasera c'è un certo tanto altro perché Vincenzo Vita, e questa è la novità, è candidato, anzi, candidato, non solo candidato, candidato capolista al Senato per la lista giustizia, amnistia e libertà, per cui per la lista radicale nella circoscrizione elettorale Calabria. Vincenzo, ci interrogavamo prima come potevamo presentare un po' questa candidatura. Diciamola senza molti contorni, no? Giri di Allora, parole. senza tanti giri di parole. A me è stato affidato un po' l'incarico di coordinare questa fase preliminare di raccolta firme in Calabria per quanto riguarda le liste. Mi era stato precedentemente chiesto di chiedere le disponibilità, insomma, delle persone per candidarsi. Mi sei venuto in mente tu perché in Calabria c'è tanto bisogno di liberalismo e mi sembrava, e anzi, mi sembra veramente opportuna. E poi la dirigenza radicale ha deciso di accogliere con entusiasmo questa tua disponibilità e metterti capolista in questa circoscrizione. Poi ecco le ragioni, ecco, diciamo, il modo migliore, secondo me, di presentare la tua candidatura. Ora, però, devo farti una domanda. Come ti è venuto in mente dalla lontano Milano a candidarti in questa lontanissima Calabria, posto che abbiamo il problema della firme, che è grave, quindi ancora è tutto quanto da vedere se la lista riusciremo a presentarla, se sarà supportata da un numero sufficiente di firme. Poi di quello ne parleremo diffusamente nell'altra trasmissione, qui parliamo più dell'aspetto politico. Vincenzo, come ti è venuto in mente, quali sono le ragioni di questa tua candidatura? Beh, ma io devo dire che più che essere venuto in mente a me, è venuto in mente a voi che me l'avete proposta. Io ho accettato ben volentieri, pur facendo il direttore di una associazione culturale che, come tu sai, non si occupa di politica, della quotidianità politica, ma si occupa solamente di cultura politica liberale. E quindi, come dire, perché qui, come dire, vorrei uscire immediatamente da un equivoco. Qui tutti si occupano di tante cose, di cultura, varie fondazioni, varie organizzazioni e via dicendo, e poi tutto, come sempre succede in questo paese, va a finire in politica perché tutti tengono famiglia e tutti vanno alla ricerca di una collocazione. Allora è bene dire subito, vista anche la situazione del Partito Radicale in questo momento, che non ha apparentemente elettorali con nessuno degli schieramenti in campo e via dicendo, che questa vuole essere innanzitutto una testimonianza di servizio. Abbiamo fatto insieme alcune cose con il Partito Radicale in questi anni, facciamo insieme per esempio le marce internazionali alla libertà, e quindi è il proseguimento di un lavoro culturale che questa volta lo facciamo ben definito su un territorio che è quello calabrese. Noi avevamo anche in mente, lo ricorderai,
dopo il convegno di Salerno sul crimine organizzato, su Stato e criminalità, di portare la stessa argomentazione in una città, in una regione di frontiera come quella calabrese, proporre questo convegno anche, dovevamo farlo alla Lamezia Terme proprio nel mese di febbraio, e che poi abbiamo deciso di sospendere e posticipare dopo le elezioni, appunto per non mischiarlo con i fatti elettorali. Quindi va sulla la mia accettazione, come dire, un'accettazione di servizio, come dire, per continuare a sviluppare e a fare dei ragionamenti in quel territorio di frontiera. E anche, come dire, per dare una mano affinché la testimonianza dei radicali in questo paese, sia una testimonianza che non vada dispersa, e via dicendo. Perché, appunto, perché non avete apparentamenti con nessuno e via dicendo, la voce del Partito Liberale con una lista, radicale con una lista, appunto, Amnistia, Giustizia e Libertà, che racchiude in sé una quantità di temi a noi cari, visto che ci siamo occupati anche del crimine organizzato e di situazione carceraria, via dicendo, non vada dispersa ma vada rafforzata. Non so se ho risposto compiutamente alla tua domanda. Quindi qui non si tratta, come Assolutamente dire, sì. del tengo famiglia, andiamo alla ricerca di spazi elettorali che non ci sono. Oserei definirmi una sorta di candidato non candidato, nel senso che faccio formalmente il candidato per una lista, faccio il capolista in Calabria, ma di fatto non mi sento un candidato, mi sento solamente un misero lavoratore, come dire, di un'operazione culturale. Beh, guarda, non poteva esserci presentazione migliore perché in effetti lo spirito della tua candidatura è esattamente questo e ti dico che io a livello personale, ma comunque tutti gli amici radicali ti sono assolutamente grati di questa tua disponibilità. Vincenzo, se tu sei d'accordo, io vorrei, diciamo, abbiamo ancora 20 minuti, per fortuna stiamo andando avanti speditamente. Se tu vuoi parlare ancora di questa candidatura, ma penso avremo tempo nei prossimi collegamenti, io volevo proporre invece, volevo proporti degli altri argomenti, proprio per cercare di capire la visione tua, la visione di Società Libera in tema di crisi, economia e soprattutto il rapporto fisco-cittadini. Per poi passare magari ad altre cose, perché posso parlare di elezioni, di regole, stato di diritto, di prospettive post-elezioni, però è chiaro che abbracciamo una quantità di temi che ci vorrebbero delle ore. Incominciamo a tirare un filo, cercando il bandolo della matassa, crisi economica e rapporto fisco e cittadini. Tu e Società Libera, cosa ne Sì, pensi? qui, come dire, entriamo nel pieno anche di una campagna elettorale perché, seguendo qualsiasi programma in qualsiasi televisione, non si sente parlare altro che di IMU, di tasse e di eliminazione di tasse post-elezioni, no? Noi non entreremo evidentemente nel dettaglio della cosa e via dicendo. Sono contento e ti sono grato per aver toccato il discorso da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del rapporto tra fisco e cittadini, che è quanto mai interessante, perché poi il resto sono chiacchiere che si porta via il vento. Hai messo il dito su un punto molto spinoso, che particolarmente come liberali, come liberale in qualche modo mi sta particolarmente al cuore. Io credo che ci siamo avviati da questo punto di vista su una strada che non ci porterà da nessuna parte. Il rapporto tra fisco e cittadini in questo momento è un pessimo rapporto, perché abbiamo un'invadenza totale, o quello che ci prospettano per esempio col redditometro, con l'entrata in vigore del redditometro nei prossimi mesi, con gli accertamenti che si faranno e via dicendo. È un rapporto che ci porterà, come dire, da nessuna parte, perché tende a minare una cosa che in questo paese come dire, è già molto pregiudicata, che è quella della coesione sociale. Qui tutti parlano di arrivare a un punto di crescita, tutti ci parlano di crescita, di sviluppo economico e di quant'altro. Ne sentiamo parlare ormai da un paio d'anni, già dalla fine del governo precedente,
E per tutta l'ultimo, e per tutto il 2012 caratterizzato dall'azione del governo Monti. Fatto sta che non si è visto né sviluppo e né crescita economica. Gli indicatori economici sono quelli che sono, è inutile starlo a ricordare perché sono sulla bocca di tutti. Sono peggiorati in quest'ultimo anno, erano già pessimi prima dell'ultimo anno e via dicendo, e continuano su questa strada. Che cosa manca a questo Vincenzo, paese? Vincenzo, io ti volevo chiedere un commento un po'. Oggi c'è il governatore della Banca d'Italia, Visco, che è stato anche contestato, è andato in un'università all'università a Firenze, è stato duramente contestato dai giovani e Visco dice, vedete, cioè, tutti incominciano a vedere la luce alla fine del tunnel, però sta ripresa c'è sempre fra 6 mesi. Poi si arriva fra 6 mesi e ci accorgiamo che non succede niente. Ma tu che impressione, che idea ti sei fatto su questo? Perché anche Monti 6 mesi fa vedeva la luce alla fine del tunnel e 4 mesi fa vedeva sta luce alla fine del tunnel, ma sto tunnel, insomma, se lo sognano oppure c'è qualche altra cosa? Cioè, ci prendono un po' in giro oppure... Tu Ma che idea c'hai? non ci prendono in giro, Marco, perché poi nessuno, tutti evidentemente, qualsiasi politico di qualsiasi schieramento si augurerebbe, come dire, l'arrivo della crescita e dello sviluppo economico per poter dire, avete visto, in qualche modo poi alla fine ci siamo riusciti. Quindi non è una questione di presa in giro, è una questione di ricette sbagliate, il che è ancora più grave. Perché ti stavo dicendo, per concludere il discorso che avevamo iniziato prima, che cosa manca in questo paese in modo particolare? Manca l'entusiasmo, manca la fiducia nel futuro, manca un collante tra quello che è l'azione dello Stato e quindi l'azione della politica e complessivamente l'azione dei cittadini, intendendo me, te e quant'altro e via dicendo. Se noi continuiamo a impaurire la gente, utilizzando la leva fiscale, visto che la domanda verteva sul rapporto tra fisco e cittadino, in malo modo, e quindi indeboliamo, come dire, le prospettive per il futuro, perché dobbiamo andare alla ricerca di 120 miliardi di evasione fiscale e via dicendo, beh, evidentemente noi indeboliamo la capacità di chi deve fare, come dire, questo benedetto sviluppo, che mettiamocelo bene in testa, non sarà mai lo Stato. È finito il tempo in cui lo Stato poteva e aveva la possibilità di creare dei posti di lavoro, di sviluppare l'economia nelle zone in cui va più sviluppato, per esempio il Mezzogiorno e via dicendo. Da dove nasce la fiducia verso il futuro? Non può che nascere dall'iniziativa privata. Se tu hai 20.000 euro da parte e io ne ho 30.000 e Donato Volpicella ne ha ancora 15.000, mettiamo insieme un capitale di 60.000 euro e può darsi che ci viene l'idea di impiantare un'attività. Ma se, visto le tasse, visto il livello della tassazione, visto l'invadenza del fisco a tutti i livelli e via dicendo, noi ci pensiamo due volte. Evidentemente a sviluppare una piccola iniziativa economica che potrebbe dare lavoro a uno o due persone. Ecco, ho fatto un esempio molto minimale. Se allarghiamo questo esempio su tutto il territorio nazionale, e se no non si capirebbe neppure perché c'è la fuga di tante piccole aziende, tante piccole realtà imprenditoriali, non più verso la Cina o Taiwan o quant'altro, ma questi vanno al di là del confine italiano. L'abbiamo letto tutti in questi giorni sui quotidiani delle aperture che, per esempio, una regione dell'Austria a noi confinante, la Carinzia, fa alle aziende italiane, per non parlare della Svizzera italiana, per non parlare della Croazia e della Slovenia, in cui fanno ponti d'oro in qualche modo. Vuoi perché la tassazione e a livelli molto inferiori rispetto a quelli italiani. Ma voi perché non si sente l'oppressione di uno Stato che è tutt'uno con uno Stato burocratico e via dicendo. Quindi ritorniamo, se non ritorniamo alla fiducia, alla quella che io chiamo coesione sociale dei cittadini, che si sentono, come dire, incordata con lo Stato stesso,
ma se vedono lo Stato come altro rispetto a loro, in qualche modo, e beh, tutti noi staremo attenti, come dire, a fare dei piccoli investimenti. Il governo con il redditometro ci ha spaventato, a torto o a ragione, ma fatto sta che questo si sente dire in giro nelle metropolitane di Milano o nei bar milanesi dove io abito, e penso che sia la stessa cosa in Calabria e via dicendo. Dice, ma dove vogliono arrivare, come dire? Se io mi devo preoccupare di quello che è successo nel 2009 e io avrò l'onere della prova di dimostrare alcune cose, lo vengo a sapere oggi, nel 2013 e via dicendo, si diffonde una sorta di panico su cui poi evidentemente si innestano anche delle speculazioni di carattere politiche, perché poi c'è il buon politico dall'altra parte che dice: ah, se ci fossi io questo non succederebbe, ma intanto lui non c'è, o quell'altro pensa ad arrivare e via dicendo. Io dico che ecco perché, per parlare fuori dai denti e via dicendo, io ritengo pessimo questo governo dei tecnici. Io personalmente, come dire, scrissi sul sito di Società Libera nello scorso ottobre, quanto la situazione già era ben molto delineata per il negativo, che era il tempo di andare alle urne. Scrissi: tutti a casa, andiamo a votare. Sicuramente, come dicono coloro che si occupano di sondaggi e quant'altro, avrebbe vinto la sinistra. Ma ben venga, voglio dire, l'importante è che in qualche modo ci si muove in un quadro di chiarezza. Abbiamo voluto il governo dei tecnici che secondo me hanno fatto, come dire, tanta confusione da questo punto di vista, e oggi abbiamo anche, oltre ad avere un quadro di sfiducia generale nei confronti del paese da parte dei cittadini, con un rapporto cittadini-fisco pessimo, che peggiore non potrebbe essere, perché lo vivono appunto come cosa diversa rispetto ai cittadini, abbiamo anche una grande confusione sul quadro politico. E mi fermo qui. Bene, guarda, è stato molto chiaro in questa esposizione. Volevo farti una proposta. Io dedicherei gli ultimi 9 minuti che ci rimangono a parlare anche un po' di Società Libera, perché nel corso delle ultime trasmissioni abbiamo snocciolato, insomma, tantissimi temi, si è parlato di tante iniziative e via discorrendo, però stiamo parlando sempre di meno di Società Libera. Allora, Io ti ringrazio. Due domande per te. Uno, ricordiamo ai nostri web ascoltatori il comitato, da chi è composto il comitato scientifico di Società Libera, per capire anche lo spessore del lavoro di cui vi occupate. Due, come se la sta passando Società Libera e di che cosa ha bisogno per affrontare al meglio il 2013? E allora, il Comitato Scientifico di Società Libera è composto da una trentina di professori universitari che hanno la caratteristica di essere degli studiosi, dei ricercatori che in qualche modo sono amanti del liberalismo secondo le discipline che trattano, quindi che vanno da alcuni giuristi, alcuni politologi, alcuni professori che in qualche modo si occupano di argomenti specifici, tu ne hai conosciuti alcuni, per esempio nel corso del convegno di Salerno, il professor Savona, il professor Bannucci, il primo criminologo e il secondo grande esperto di corruzione politica e non in questo paese. Quindi è composto da una serie di personaggi che nulla hanno a che fare con la quotidianità della politica. E questa, come dire, è una garanzia ulteriore per chi si avvicina a Società Libera, perché, come dicevo all'inizio del nostro ragionamento, qui si presentano in tanti come studiosi e quant'altro, e poi alla fine tutto finisce in politica. Non è che la politica sia da demonizzare, per l'amor di Dio, però, come dire, è meglio essere chiari sin dall'inizio quali sono gli obiettivi e le aspettative. L'obiettivo di Società Libera e dei componenti che vanno per la maggiore all'interno del nostro comitato scientifico, del consiglio direttivo, come dire, non hanno la strada tracciata verso la politica, no? Verso l'impegno partitico di parte, no? E via dicendo. Qualcuno potrebbe dire, ad eccezione di Olita,
che va a fare il capolista per il Partito Radicale in Calabria. Abbiamo già spiegato che è un servizio reso da un liberale verso coloro che in qualche modo mantengono alta la fiammella liberale in questo paese. Ah, aspetta, aspetta, ti devo un attimo interrompere. Prima ho una domanda, una curiosità. Ti sei sentito con Pannella per caso? No, ma mi ripromettevo di farlo mercoledì che vado a Roma, di incontrarlo e ragionare, oltre che sulle elezioni, e vedere se possiamo fare qualcosa di significativo insieme, semmai in Calabria, ma già di incominciare a ragionare, per esempio, sulla sesta marcia internazionale della libertà che terremo ottobre. Ecco, e allora voglio darti una notizia che ho appena saputo via telefono con gli amici di Roma e via dicendo. Sei uno dei primi in Italia, sei uno dei primi in Italia a saperla. L'abbiamo qui a Libere TV. Ci hanno comunicato oggi pomeriggio dall'India che, diciamo, al 95% in questo momento, alle marce che si terranno ancora a Roma, a Berlino, a Parigi e a Barcellona e a Bruxelles, si affiancherà una marcia fatta dai tibetani insieme alla società libera in India, stesso giorno, stessa ora. Bene, la coordineremo con questo... il funzionario molto diverso. Allora saremo però noi che marceremo alle 4 del mattino o saranno loro? Beh, alle 4 del mattino è già difficile far marciare liberali in Italia alle 3 del pomeriggio. Non potremmo farla proprio in contemporanea. Ma questa è una notizia assolutamente importante, anche perché ci stiamo avvicinando, ecco, soprattutto l'India è la sede del governo tibetano in esilio, per esempio, e ci stiamo avvicinando alla centesima, quasi, mi pare siamo a 96-97, ci stiamo avvicinando alla centesima torcia umana per la libertà del Tibet. Forse anche 98, Marco, forse anche 98. Forse anche, appunto, ci stiamo avvicinando proprio alla centesima, siamo lì e quindi 100 persone che alcuni veramente ragazzi che si immolano per tenere accesa veramente questa fiammella di speranza per la libertà del Tibet, dove ogni anno che passa questa cultura viene spazzata via dal regime cinese. E quindi, Vincenzo, avviandoci verso la conclusione, posso fare un'altra? Sì. Posso dare un'altra notizia? Ah, certo, assolutamente. Specialmente una notizia molto bella. Se si realizzerà la marcia in contemporanea a noi in India, sì. Io ho intenzione, passata questa tornata elettorale per cui tutto distrae e succede quello che sappiamo, tutti sono presi, e questa volta anch'io un po', insieme a voi, dal fatto elettorale 24 e 25 di febbraio, ho intenzione di prendere contatti. Io ho avuto già un contatto lo scorso anno con l'ambasciata cinese e con un alto funzionario dell'ambasciata cinese a Roma, in cui, per parlare dei diritti umani, in cui vorrei proporre una cosa pubblica tra società libera e ambasciata cinese, se l'accetteranno, per chiedere come mai una grande potenza come la Cina si rende ostaggio, in effetti, di questo sentimento popolare che si va sempre più diffondendo nel mondo occidentale, anticinese, per come si comporta la Cina sia nei confronti del popolo tibetano, ma non solo, degli uiguri o di altre minoranze all'interno della Cina. Cioè, dobbiamo superare anche un attimo il tempo di andare sotto le ambasciate cinesi in Europa a gridare, a protestare contro questo pessimo governo, ma questo grande popolo che ha una tradizione. Sì, tu dici, è il momento di farlo a un tavolo per capire come possiamo superare questa. Tu dici, è il momento di fare il tentativo di agganciare il dialogo.
Ma più che il dialogo, come dire, di parlarne insieme pubblicamente, come dire, non so se ci Guarda, riusciremo, ma lo proporremo. devo chiedere scusa a Silvana perché, ma rimediamo subito. Noi abbiamo una regola su Liberi.tv che è quella di dare la precedenza alla chat. Silvana ha una domanda per te che però adesso si sgancia proprio da questo stretto tema e dobbiamo fare un attimo un passo indietro. Dall'altra parte dobbiamo conciliare i pochi minuti che abbiamo, per cui sinteticamente ti inviterei a rispondere a questa domanda di Silvana che dice: che avrebbe fatto, che avrebbe fatto lui, nel senso, cosa avresti fatto tu al posto di Monti per evitare il default dell'Italia, evidentemente un anno fa? Ma io sinceramente non credo, ma non perché lo dice Berlusconi, che eravamo sul punto del default, no? Perché io sento dire che in questi giorni, che se non arrivava Monti a fine novembre, lo Stato italiano non era in grado di pagare gli stipendi agli statali né le pensioni ai pensionati. Beh, voglio dire, non è che arrivando Monti il 30 di novembre, la metà di novembre, o quanto è arrivato lui, in qualche modo ha messo mano subito immediatamente alle cose e abbiamo piantato delle piantine che nello spazio di 15 giorni hanno prodotto del denaro. L'operazione Monti e la leva fiscale ha prodotto sicuramente del denaro in aggiunta per le casse dello Stato, ma questo nell'ambito e nel corso del 2012. Allora mi chiedo, se eravamo sul default, a livello di default, come abbiamo fatto a pagare? Come ha fatto Monti a pagare gli stipendi e le pensioni a novembre del 2012, a dicembre del 2013, le tredicesime del 2013 e via dicendo? Quindi io uscirei dall'ambito della pura propaganda. Messa così potrebbe sembrare che io dia ragione alla propaganda berlusconiana di questi giorni. Io non do ragione né alla propaganda berlusconiana né a Monti, per la semplice ragione che, come dire, bisogna scendere più in profondità, utilizzare la propria intelligenza per capire laddove è un minimo di verità e laddove è solamente propaganda elettorale. Questo per dire che non eravamo sul piano del default. In tutti i casi, io che sono contrario a una tassazione di questo livello in questo paese, io dico che avrei messo mano immediatamente a mille cose che si potrebbero fare nel paese, ma che tutte vadano verso la riduzione della spesa. Quindi non tasse, ma Capito. riduzione della spesa. Un esempio per tutti. E Capito. anche lì non avremo incassato subito il risparmio e nel denaro. Ma che fine ha fatto l'abolizione delle province? Non l'ha fatto il governo Berlusconi, non l'ha fatto il governo Monti. E io mi permetto di dire, in caso di vittoria della sinistra, non lo farà neppure il governo della sinistra. Su questo noi possiamo, se volete, fare una trasmissione su quello che si potrebbe fare e su quello che non si farà. Io sono molto pessimista e scettico da questo punto di vista, perché bisogna fare prima chiarezza all'interno del quadro politico, cioè voglio dire, non si fa chiarezza immaginando la vittoria della sinistra con una stampella di Fini e Casini, come dire. Certo. Fini e Casini che si E presentano come il nuovo appartengono al passato essi stessi. noi, Vincenzo, accogliamo molto volentieri questo tuo invito. Peraltro c'è il nostro direttore che è in ascolto e quindi già lunedì sicuramente non mancherà l'occasione di discutere di questa tua proposta e di fare una trasmissione ad hoc, magari utilizzando il format del Liberal Pub, come una trasmissione che avremo alle 22 con più persone, faremo un dibattito di un'ora corposo per discutere proprio di quello che si dovrebbe fare per trascinare l'Italia, perché di questo si tratta, verso la ripresa economica. Vincenzo, ahimè il nostro tempo è scaduto, anzi abbiamo È volato. volato come sempre del resto, perché le nostre discussioni sono sempre particolarmente interessanti. Abbiamo sforato i 3 minuti, quindi non ci resta altro che salutare i nostri web ascoltatori, salutarti, ringraziarti per essere venuto qua Grazie a voi. E e grazie a te per esserci. fare un Dai. appello per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, Assolutamente. partendo dalla Calabria. Partendo dalla Calabria con Vincenzo Lita, capolista al Senato della circoscrizione Calabria, ringraziamo, salutiamo insieme a tutti i nostri web ascoltatori.
Alla prossima puntata, qui sono sempre in costante, di conseguenza vedremo la prossima volta che vedete il mio film. Buona serata, la linea. Grazie a tutti, buonasera.